Benvenuti in Cucina con lo Chef, questa è la prima puntata e oggi faremo una ricetta che è una chitarrina agli agrumi, una ricetta che ho da tanto tempo in menù e spesso i clienti mi chiedono come si fa, soprattutto Giorgio e Laura, e allora oggi la faremo direttamente vedere. E innanzitutto vediamo gli ingredienti, ovviamente, che sono sedano, carota e cipolla, sale, pepe, scorza di arancio e limone, il loro succo, prosciutto crudo, della panna liquida, olio extravergine di oliva e ovviamente lo spaghetto alla chitarra. Allora, iniziamo la preparazione. Iniziamo ovviamente con un buon olio extravergine di oliva. È una preparazione talmente veloce questa ricetta che praticamente possiamo direttamente cuocere la pasta mentre prepariamo la ricetta. Il tempo di cottura della pasta è lo stesso della preparazione della ricetta. Mettiamo un po' di sedano, carota e cipolla. Il trito di scorze di limone e arancio. E il prosciutto crudo, tritato anche lui ovviamente. Lo facciamo scaldare. Poi, quando si è praticamente leggermente rosolato, bagniamo il tutto con il succo dell'arancio e del limone, come fosse il vino quando fate il ragù praticamente. Nel frattempo giriamo la pasta. Dobbiamo fare evaporare leggermente il succo della frutta. Saliamo e pepiamo. E aggiungiamo della panna liquida. Praticamente la cottura della salsa è fatta, perché la panna in questo caso è una ricetta unica. Se ne fate più porzioni ovviamente avrete più salsa e ci vorrà qualche minuto in più, però tenete conto che la cottura comunque è di 5 minuti, ecco, tra tutto. La pasta nel frattempo sarà praticamente cotta, non è altro che scolarla direttamente nella salsa. Possiamo lasciare anche morbida e lasciare la pasta leggermente più al dente in modo da far assorbire la salsa direttamente alla pasta nel momento in cui la andiamo a saltare. Non è altro che saltare la pasta insieme al sugo, una cosa molto veloce ed è fatta. Andiamo praticamente a impiattare. Le chitarrine e gli agrumi sono pronte e noi ci vediamo domani per una nuova ricetta. Thank you.